A Castiglione del Lago una delle novità che sono state presentate oggi è quella delle possibilità di ridurre il tasso alcolico nel vino. Ecco, perché come consorzio siete impegnati in questa direzione? Perché un po' il clima ha influenzato moltissimo sulle maturazioni delle uve, soprattutto le annate precedenti, parlo del 2011 e del 2012, che praticamente diciamo, è stato siccitoso in fase soprattutto di vendemmia, ha fatto sì che le gradazioni fossero un pochino troppo elevate. Di conseguenza ovviamente ci sta venendo subito alla mente di operare e impegnarsi praticamente a fare qualcosa affinché le gradazioni siano più accettabili. Ecco, e tecnicamente in cosa consiste? Tecnicamente bisogna operare in vigna cercando di avere delle rese un pochino più alte ad ettaro, e questo ovviamente sappiamo ha un'influenza su un ritardo della maturazione. Questa potrebbe essere una tecnica. Quindi un po' un ribaltamento di quelle che erano tendenze degli ultimi anni che portavano invece a diradamenti, riduzioni. Infatti, in effetti si può agire agronomicamente in questo modo. Poi ovviamente possono essere fatti degli interventi un pochino più drastici, come il cambiamento di forme di allevamento in vigneto o addirittura impiantare varietà che praticamente hanno diverse caratteristiche e potenzialità. Ecco, per una zona enologica come la vostra, che non ha delle grandi dimensioni di aziende, interventi di questo tipo comportano investimenti importanti? No, secondo me è necessario fare dei briefing con i vari coltivatori viticoltori e con le varie cantine, e fare praticamente una politica di istruzione e rimodulazione delle tecniche di coltivazione della vite. I produttori del Trasimeno propongono un metodo per ridurre il tasso alcolico del vino, ma in realtà bisogna anche promuovere poi questo territorio e questi vini. Quali sono le vostre iniziative? Diciamo che noi siamo fortemente impegnati in questi anni proprio per uscire dall'anonimato. Abbiamo lavorato in questi anni molto all'interno delle aziende, prima rifacendo i vigneti, poi attrezzando le cantine con tecnologia moderna. Pensiamo, migliorato molto nei vini rispetto a quello che erano in passato, e adesso dobbiamo lavorare per far uscire dall'anonimato il nostro territorio. Ecco, ma per quanto riguarda per esempio un aspetto che vi caratterizza un po', la ricerca della tipicità. È la ricerca della tipicità. Noi qui abbiamo un vitigno che caratterizza un po' il territorio, che è appunto detto Gamay Trasimeno. Sostanzialmente il vitigno si identifica poi in un Alicante oppure in un Canonau, in un Grenache, che geneticamente è praticamente la stessa cosa. C'è forse un po' il problema di chiamarsi Gamay, che confonde un po' le cose, ma è totalmente geneticamente diverso. Stiamo lavorando su questo vitigno per farlo un po' una nostra bandiera. Poi nelle diverse aziende, le aziende si caratterizzano poi con dei prodotti diversi, si fanno degli ottimi vinsanti rispettando proprio la tradizione nostra. E anche lavorando sui vitigni cosiddetti internazionali come Merlot, vengono fuori dei vini, crediamo, abbastanza interessanti. Chiaramente nei vitigni a bacca rossa prevale il Sangiovese, nei vitigni a bacca bianca prevale il Greghetto.